Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi un argomento molto interessante e molto carino. Forse avrete notato che in molti quotidiani online sono state messe delle tecnologie di protezione, le quali richiedono per poter leggere gli articoli in pratica il pagamento di un abbonamento. Ma molte tecnologie in realtà sono un pochino ingenue perché consentono all'articolo di arrivare all'interno del nostro computer e vengono poi schermate da una piccola porzioncina dello schermo opaca che non ci fa leggere l'articolo. Allora, vediamo come secondo noi legittimamente si può aggirare questo tipo di tecnologie. Andiamo per esempio nel sito del Messaggero di Roma e scegliamo un articolo a caso, sapendo che questo articolo verrà protetto, vedete, da questo tipo di tecnologia. Noi siamo in un computer con Linux, ma la stessa cosa funziona con Windows. È un portatile, praticamente la stessa cosa funzionerebbe in desktop. Vedete, questo ci dice che questo articolo praticamente è a pagamento, noi non siamo abbonati e non lo possiamo leggere, vedete, ce l'oscura. Se siamo con Android, per esempio con un tablet, con uno smartphone, con Opera Browser, con questo tipo di browser internet che ha questo cerchiettino rosso, in alto a destra c'è il tastino per la modalità lettura. Ecco, la modalità lettura già elimina questa tecnologia qua, perché questa tecnologia qua è un po' ingenua, perché in realtà l'articolo è arrivato all'interno della cache internet del nostro computer, quindi è leggibile. Noi invece oggi faremo un altro tipo di meccanismo che funziona nei computer desktop o nei portatili, quelli con Windows, con Linux o con qualsiasi altro sistema operativo. Noi faremo una stampa, noi andiamo su menu. Poi andiamo in questo caso pagina stampa, voi potete utilizzare, diciamo, i collegamenti che avete nei vostri browser, vedete stampa, Ctrl P, e invece di chiedergli all'applicazione di stampare su una stampante fisica, noi stamperemo, quindi noi non dobbiamo selezionare la nostra stampante fisica, noi salveremo in un PostScript di stampa come una stampante virtuale che ci salva su via PDF. Noi abbiamo un PostScript generico di Linux. Vedete che già questa tecnica nel preview, vedete che elimina il pannellino di oscuramento e facciamo salva. Scriviamoci test.pdf e lo salviamo nella scrivania. Clicchiamo salva, togliamo e vediamo se questo trucchetto ha funzionato con questo tipo di tecnologia un pochino ingenue. Doppio clicchiamo e ci rendiamo conto che, vedete, mentre nel browser praticamente c'è una pagina sola e non ci consente di fare lo scrolling, stampando su file con un PostScript PDF, noi abbiamo, vedete, tutte quanto le pagine, anche troppe perché è un pochino pasticciata. Già così potrebbe essere letto l'articolo, vedete? Ma vedete che rimangono queste strutture un pochino strane che dovevano essere questa protezione che è aggirabile così facilmente. Allora, quello che si può fare è aprire questi PDF con uno strumento di modifica di PDF. Noi in Linux utilizziamo LibreOffice Draw. Facciamo file, apri. Molto semplicemente indichiamo nel desktop questa stampa che abbiamo fatto su file e non su carta, diamogli un po' di tempo perché sono più pagine, e noi vediamo che se apriamo questi strani PDF con questi programmi che consentono la modifica, facciamo un pochino di zoom, togliamo questa barra che non ci interessa. Vedete, queste strutture che ci danno fastidio, noi adesso le possiamo selezionare, vediamo un po' se ce la facciamo. Vedete, fare cance. Per esempio, possiamo fare cance all'interno della nostra tastiera. Quindi, mentre con il lettore PDF i PDF non possono essere modificati, se noi facciamo di questo articolo protetto la stampa su file e la riapriamo con LibreOffice Draw, noi possiamo vedere che paradossalmente, ironicamente, anche questa scritta che dice che per leggerla dovevamo pagare 23,99 l'anno, noi la possiamo selezionare. Vedete, possiamo selezionare questi blocchi di testo ed eliminarli, quindi fare una ripulitura, vedete, certe volte ce ne sono uno sopra l'altro, noi continuiamo e li selezioniamo tutti, vedete, noi stiamo togliendo quel filtro che ci aveva detto che non avremmo potuto leggere questo articolo. E invece lo stiamo, vedete, se no ci dice un euro al mese per 6 mesi, noi lo stiamo tutto ripulendo, se qualcuno ha bisogno, per esempio, di avere questo tipo di articoli così puliti. E poi, ovviamente, con questo tipo di programmi si può fare file, export, e si esporta via PDF e uno la ripulì di tutti. Diciamo, questo è un piccolo trucco, lo facciamo rivedere. Se noi andiamo in un articolo che ha questo tipo di tecnologia ingenua, è sufficiente andare nel menu e fare stampa, in questo caso pagina stampa, e invece di selezionare una stampante fisica, se ne seleziona una virtuale, cioè un PostScript di stampa PDF, e vedete che già
praticamente viene eliminato quell'oscuramento, si salva, poi se uno lo vuole leggere immediatamente come PDF lo può fare e semplicemente non fa caso a queste strutture che danno un po' fastidio. Altrimenti con un programma di modifica di PDF come LibreOffice Draw possono essere aperti, possono essere modificati e tolti questi blocchi che ci danno fastidio. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostra utilità. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.